Torniamo a parlare degli abusi compiuti al tempio crematorio di Biella. Era l'ottobre del 2018 quando la procura ha emesso una serie di accuse alla luce di video davvero raccapriccianti. In queste ore Alessandro e Marco Rabetti, condannati in primo grado a 5 anni e 5 anni e 4 mesi, hanno patteggiato in sede di appello e hanno ridotto notevolmente la pena. Naturalmente abbiamo raggiunto i parenti, Laura Tena, che fa parte del gruppo A Casa Con Me. È inevitabile un commento. Buongiorno Laura. Buongiorno, il commento a caldo è rabbia, perché comunque siamo passati da 8 anni, 5 anni, adesso 3 anni, quindi tanti parenti sono infuriati contro la legge, contro la giustizia, perché passa un segnale di sconfitta. È vero, anch'io ero nera ieri, poi ho ragionato insieme all'avvocato e mi ha fatto vedere degli aspetti che avevo lasciato andare. Ieri è stata comunque anche una vittoria, perché noi diamo per scontato le colpe, noi sappiamo che loro hanno colpe, però bisogna accertarle, chi meglio di un giudice, chi meglio di un tribunale. Ieri sono state confermate tutti i capi d'accusa, cosa importantissima per noi per andare avanti per un penale, per l'udienza del 5 aprile, quindi è vero, c'è stata una riduzione di pena spiegata anche con dei calcoli in riferimento comunque alle vittime proporzionate, che sono quei 10-12 casi confermati dalla procura. La nostra fiducia e il mio obiettivo personale è quello di andare avanti far sì che vengano confermate le altre 600 vittime. Ecco, questo è un aspetto davvero importante, perché ovviamente questa riduzione di pena, tra l'altro anche il fatto di non essere più interdetti ai pubblici uffici, quindi possono continuare a lavorare, è una sconfitta da un lato, ma come hai sottolineato, è comunque un punto di partenza per voi, perché avete ancora dei procedimenti aperti. Come dicevi giustamente, sono state considerate solo quelle posizioni documentate dai video, mentre molte altre persone che hanno avuto parenti cremati in quel periodo ovviamente stanno facendo muro. Quando sarà la prossima udienza per voi? Il 5 aprile, per noi, per alcuni dei parenti, quelli che si sono aggiunti in un secondo momento, il 5 aprile, per fare il passaggio che abbiamo fatto noi, quello dell'archiviazione. Ecco. Quindi con questo importante passaggio di ieri penso che comunque qualcosa si possa muovere, ecco, io ne sono convinta davvero, voglio davvero aver fiducia in questo. Bene, noi naturalmente come sempre vi siamo vicini, vi diamo voce quando ne avete necessità e quindi davvero un abbraccio, a presto. Grazie, un bacio.